La bussola del martedì con Caterina Giannelli. Bentrovati amici al nostro appuntamento settimanale con la Bussola TV, bentrovati a chi ci segue in diretta televisiva su DTV 210 e a chi ci segue in diretta radiofonica su Ciao Radio e anche tramite web o smartphone eventualmente. Bentrovati a ciascuno, oggi il tema della puntata verte su un caso che in Italia ha fatto molto discutere e torna a fare discutere, forse in maniera non plateale, ma resta una questione aperta. E ne parliamo intanto con il dottor Sergio Dalla Val, psicanalista cifrante brain worker, che abbiamo piacere di avere qui ospite in diretta. Buongiorno dottor Dalla Val. Buongiorno. Ecco, il caso di cui trattiamo è proprio questo, il caso Verdiglione. Il caso Verdiglione e le vicende della psicanalisi in Italia. E allora, dottor Dalla Val, in questi giorni, in questi ultimi mesi per la verità, soprattutto all'estero, ma anche in Italia, ci sono numerosi appelli da parte di intellettuali di vari paesi del pianeta a favore o in sostegno a un grande intellettuale italiano, così scrivono, come Armando Verdiglione. E questi appelli sono sottoscritti da molti dissidenti di vari paesi del pianeta, tra cui Henry Wu, tra cui Shendali, intellettuale cinese, Armando De Armas e Carlos Carralero, ancora dissidenti cubani, ma anche appelli da alcuni intellettuali iraniani, così dall'America, da Gerusalemme e da varie parti del mondo, dalla Francia anche in modo particolare. E in Italia invece sembra un po' che se ne parli un po' in sordina della questione. Allora, che cosa succede? Cosa è accaduto esattamente e chi è Armando Verdiglione? Armando Verdiglione è psicanalista, scienziato della parola, editore, autore di oltre una trentina di libri, traduttore di libri importantissimi della seconda metà del Novecento. Organizzatore di convegni e eventi, ha ristrutturato la Villa San Carlo Bolomeo, una villa meravigliosa che è diventato centro di congressi culturali alle porte di Milano, ha importato migliaia di opere d'arte di artisti soprattutto russi, artisti fino ad oggi sconosciuti, fino a quando li ha importati sconosciuti perché appunto nascosti nel regime comunista anti opere d'arte, anti diciamo opere d'arte moderna, per cui ha fatto queste iniziative, molto noto per questo. Ora recentemente, oramai da 8 anni, si è trovato invischiato in quello che apparentemente è un caso di problemi fiscali, no? Uno direbbe appunto come si trattasse di un caso di evasione, no? Per cui ci sarebbero state dell'IVA non pagate, ci sarebbero state delle fatture false, queste fatture false sarebbero state fatte in qualche modo per truffare le banche o lo Stato, e per cui c'è stato un processo di primo grado che si è concluso con una pesantissima condanna di 9 anni di carcere a Armando Verdiglione, 7 anni alla moglie e 2 o 3 anni a testa ciascuno dei collaboratori più stretti, collaboratori che non erano in una società che appunto serve per importare armi o droga eccetera, ma per fare libri, per organizzare congressi, per fare convegni. Questo spiega perché vari intellettuali e vari paesi l'abbiano sostenuto, loro l'hanno incontrato a questi congressi, sanno appunto le battaglie che ha fatto anche proprio per la dissidenza internazionale, per la libertà, contro i vari regimi, e per cui sono molto sorpresi del fatto che ci possano essere condanne così pesanti. Siamo solo al primo grado chiaramente, ma proprio per questo c'è una mobilitazione per il secondo grado, e soprattutto perché possono colpire così pesantemente uno scienziato, un intellettuale, quando poi magari appunto ci sono persone che compiono misfatti ben più gravi e che subiscono pene molto minori, insomma.
Ecco, ma pare che Armando Verdiglione non sia nuovo a vicende con la giustizia in Italia. Occorre dire appunto che proprio per questo ci si chiede se non c'è dell'accanimento, perché se questo processo per evasione fiscale è cominciato 8 anni fa, sono passati ormai 30 anni da quando appunto nell'85 cominciò un pesante processo contro Armando Verdiglione per circonvenzione di incapace. I nostri ascoltatori meno giovani, oppure come so dire più da tempo giovani, ricorderanno che fece molto scalpore, no? Perché lui, in quanto psicanalista, invitava delle persone del suo entourage, anche che facevano l'analisi con lui, ma non solo, o che facevano analisi con altri che stavano con informazione con lui nella stessa scuola, comunque le aveva coinvolte dei giovani a investire nella casa editrice, nella villa, appunto questa villa che c'è ancora oggi, come c'è ancora oggi la casa editrice, e fu per questo però accusato dai parenti di una di queste persone di circonvenzione di incapace. Questa persona apparente considerata incapace, bisogna dire che all'epoca aveva addirittura 2 studi professionali di dentistica, no? Per cui era tutt'altro che un mentecatto, come si è voluto fare credere. Ma lì appunto fu in realtà un vero e proprio processo alla psicanalisi, perché si riteneva che per il solo fatto che uno facesse l'analisi fosse appunto facilmente circonvenibile. Allora un reato che era stato inventato per tutelare il patrimonio dei vecchietti da pretese magari di chissà chi, o dei figli o dei rivali dei figli, non facciamo esempi ma sono sotto gli occhi di tutti, era stato applicato al caso di uno psicanalista che aveva coinvolto giovani in un'impresa culturale attraverso la psicanalisi, come se la psicanalisi fosse uno strumento di circonvenzione. Fu condannato anche allora, per cui dopo un processo di 8 anni ci fu la condanna definitiva a 3 anni, ci fu la carcerazione, lì rischiò la vita, forse molti si ricordano, fu salvato proprio in extremis, e ora di nuovo c'è di nuovo questo tipo di situazione che apparentemente non sembra colpire la psicanalisi, ma che in realtà colpisce le forme organizzative di attività imprenditoriali basate ancora una volta sulla parola, sulla comunicazione, e allora dunque anche sul processo, secondo alcuni, contro la cultura e contro la psicanalisi. E in effetti questo è l'accento che molti intellettuali hanno messo nei vari appelli sottoscritti, alcuni dei quali pubblicati da alcuni media in Italia, di cui ancora non si parla, ma è una questione. In effetti molti intellettuali si chiedono come mai in Italia ci sia questo accanimento rispetto a un caso in effetti tra i primi di intellettuale che è anche imprenditore, intellettuale libero e anche imprenditore. Ma il pretesto, ribadisco, è quello fiscale, no? Sì, perché lui ha fatto delle operazioni con delle società, appunto, per la gestione di questa villa, per la gestione della casa editrice, per l'organizzazione delle mostre, società che dunque fatturavano ad altre società importi in entrata e ovviamente in uscita, che si bilanciavano, per cui riteneva di non dover pagare l'IVA. Invece la finanza si era pigliata un piccolo articolo che dice che se le società sono fasulle, allora ecco che l'IVA si paga lo stesso anche a fronte di operazioni considerate inesistenti. Cioè un intellettuale comunque deve pagare le tasse in Italia, cioè, in Italia come in altri paesi del pianeta. Insomma, ma sicuramente, no? Mi risulta che molte tasse siano state anche pagate, però appunto sono state pagate quelle che dovevano, secondo gli avvocati di Verdiglione, secondo i fiscalisti di Verdiglione, dovevano essere pagate. Invece dire che una serie, e questo è il vero problema, no? Base su cui molti intellettuali hanno reagito, dire che tutta una serie di società sono fasulle, che una serie di avvenimenti non si sono mai tenuti, per dire che sono state fatte fatture false per arricchirsi, non pagando le tasse su queste operazioni, è chiaramente, questo è tutto un altro paio di maniche.
Cioè qui si cancella anche la buona fede di uno che ha fatto una serie di operazioni per eventi che riteneva esistenti, perché esistono, cioè una ristrutturazione di una villa, ci sono i congressi, e si dice no, queste fatture sono gonfiate o addirittura sono inesistenti e allora tu dovevi pagare l'IVA. No, a te che c'è un paradosso della legislazione italiana che uno paga l'IVA per fatture inesistenti. Ma purtroppo la legge, anche se non lo si sa, dice così. E allora ecco che loro dicono no, non è vero, le fatture, le società non sono inesistenti, le operazioni si sono svolte, per cui essendo operazioni in entrata e in uscita è chiaro che si compensano gli utili e le perdite, le entrate e le uscite si compensano. E loro dicono no, non è vero, non si compensano se sono fasulle. Ora è chiaro che questo è il vero nocciolo culturale della questione, è vero che sembra un processo di natura fiscale, ma l'intrigo è che ad un certo punto c'è un giudice fiscale e poi un giudice penale che dice no, per sostenere la propria tesi, queste attività culturali non esistono. O se esistono, è stato scritto questo nella sentenza che sta facendo il giro del mondo, sì. O se esistono, esistono come facciata, come paravento. Beh, mi sembra veramente incredibile, no? Se appunto intellettuali di tutto il pianeta testimoniano, io stesso devo dire ho partecipato con profitto a questi convegni, a questi corsi, ho pubblicato anche il mio libro presso questa casa editrice, no? Per cui sono grato all'apporto che ho avuto da Verbiglione ed altri, e certamente non ho mai pensato che fosse tutta una copertura per fare determinate operazioni, cioè non sembra proprio da una prima lettura della sentenza che ci fosse chissà che cosa sotto, no? E allora ecco che ci sorge tutta una serie di domande, no? Ma perché appunto perché questo esatto fatto? E la questione è proprio questa: perché in Italia l'intellettuale non conforme, magari non istituzionalizzato, diciamo così, libero, insomma, insomma Armando Verdiglione fece molto scalpore anche negli anni 80, perché addirittura aprì una fondazione intestata a lui mentre era ancora in vita. Adesso noi siamo abituati a sentire di fondazioni, di persone che sono in vita, che fanno delle cose interessanti, ma negli anni Ottanta credo sia stato il primo caso in Italia, no? Certo, fu accusato, anche questa fu una cosa che sembrò una forma di narcisismo, che sembrò megalomania, una forma di megalomania, fu accusato, no? Ecco, diciamo, nel primo processo in modo più evidente, ma anche in questo in modo più subdolo, è evidente, e anche per questo mi sembra una questione giustamente a discutere, che al di là dell'uomo, degli errori che questo uomo può fare, no? Che chiaramente possono essere quantificati, ma non certo in misure, pensi che si parla di un'evasione, cioè l'Agenzia delle Entrate pretenderebbe di avere 1.200.000.000 di evasione di IVA, cioè è un bilancio di uno Stato, cioè come fa una singola persona operare così, cioè è veramente folle, no? E però appunto al di là di questo ti viene a chiedere, ma che cos'è che si vuole colpire? Non è che si vuole colpire poi il personaggio, il fatto che è una persona prima di tutto senza tessere politiche, e questo allora come ora è un grave crimine, perché da una parte o dall'altra, bianchi, rossi o neri, ciascuno deve essere schierato e ciascuno ha i suoi protettori politici. Verdiglione ha mostrato in lungo e largo che non ne ha, anche perché spesso assume posizioni che hanno scontentato sia una parte che quell'altra, no? Poi chiaramente anche l'invidia forse per questa meravigliosa villa, no? Gestita da una fondazione culturale. Cioè, è l'unico caso, notava Giorgio Antonucci nel conferire il premio Antonucci 2015 ad Armando Verdiglione e Cristina Frua De Angeli, notava proprio come sia l'unico caso al mondo, quello di Armando Verdiglione, se ricordo bene, che abbia realizzato questa diciamo corte di intellettuali di vari paesi del mondo, ripetutamente convocati a congressi internazionali e la testimonianza dei quali è stata poi pubblicata in più libri e riviste della casa editrice. Certo. Ma è questo il sospetto, no? Perché la questione è che in Italia la cultura è sempre stata sospetta. Cioè, purtroppo ci sono state nel passato, ed è vero, alcuni politici, alcuni gruppi che hanno usato la cultura come facciata, questo è vero, hanno usato la cultura come facciata per fare delle operazioni di arricchimento. Oggi non lo si fa più tanto con la cultura, perché soldi alla cultura non li danno più, ma si fa per esempio con la solidarietà.
per cui si prendono con la scusa di ospitare gli extracomunitari, eccetera, siccome lì vengono convogliati i finanziamenti, allora ecco che alcuni si inventano extracomunitari che non esistono, eccetera, per avere i contributi. Così una volta veniva usata la cultura, magari il fare dei corsi finanziati dalla comunità europea, eccetera, che erano fasulli. E allora ecco che c'era chi effettivamente faceva un po' questi corsi in modo così provvisorio, su sedi raccogliticce, con professori squalificati, eccetera, pur di avere questi contributi. E allora sembra che abbiano voluto parificare Verdiglione e Gentaglia di questo tipo. Ma è proprio qui che c'è stato un granchio pazzesco, perché in effetti invece questa qui è una società che sono società che da anni sono conosciute in tutto il pianeta, lavorano, eccetera. Per cui la teoria del doppio livello che viene proposta da questa sentenza, no, che dice sì, queste cose ci sono, ma sono appunto un primo livello, un livello superiore, no? In sostanza, sotto questo c'era tutto un disegno criminoso per poter ottenere finanziamenti da banche, eccetera, eccetera. No, non c'era un disegno criminoso, c'era il disegno di fare delle opere interessanti e ovviamente per farsi finanziare queste opere interessanti si va alla luce del sole nelle banche. C'è da ristrutturare una villa, si chiede alla luce del sole i finanziamenti allo Stato. Tant'è che lo Stato non si è costituito parte civile, altre banche non si sono costituite parte civile, cioè è una truffa senza truffati, come ha notato l'avvocato. Allora tutto questo sembra molto triste, perché ti fa pensare, io non penso che ci sia tanto un disegno politico sotto, no? O contro di qualcuno, non vorrei che fosse il fatto che oggi con uno Stato che batte cassa a tutti i livelli, in tutti i modi, appena vedono qualcosa di non ordinario, e questo è il problema, non standard, non ordinale, qualcosa così che effettivamente mette in gioco molti soldi, ma soldi ottenuti grazie alle banche, ecco che in campo culturale, ecco, allora ecco che sembra tutto sospetto. In effetti la questione, quando si parla di edilizia, automaticamente ci sono mille pregiudizi tuttora per gli imprenditori edili. Figuriamoci cosa succede se un imprenditore in ambito culturale e uno psicanalista decide di investire nella ristrutturazione edilizia di una villa storica, no? Certamente. Che poi è funzionale, era funzionale a una serie di convegni, congressi. Certo, non, no? Era nemmeno, cioè, la sua, cosa si faceva, cioè, in questa appunto villa? Lui ci abitava lì provvisoriamente, non era una villa come quella di certi imprenditori, no? Pensiamo alla Valle, pensiamo a Berlusconi, che hanno le loro ville nella periferia lombarda, eccetera, ed è legittimo, cioè, perché no? Però lì era proprio nemmeno una grande villa presa per i suoi interessi, ma era proprio messa a disposizione per mostre d'arte, per convegni e altre cose. Allora il problema sorge proprio da qui, perché se ad un certo punto noi possiamo pensare che cosa bellissima, il tale imprenditore nell'informatica in 3 anni ha quintuplicato, decuplicato il fatturato, no? Ha avuto credito, ha avuto ecco, appena questo succede nel campo della cultura, un intellettuale che fattura milioni di euro, allora sicuramente c'è qualcosa sotto. E questo è il vero problema, che passa dalla natura fiscale alla natura ideologica, ma non più ideologia di destra o di sinistra. Oggi le ideologie di destra e sinistra sono finite, i politici contano poco, lo sappiamo, si arrabattano. Oggi le partite vengono decise a livello planetario, è per questo che è un processo che deve fare pensare ciascuno di noi, perché oggi le partite vengono decise anche a livello planetario sul piano giudiziario e sul piano fiscale. Anche fine finanziario. E sembra che Verdiglione, appunto giudiziario e finanziario e fiscale, e sembra che Verdiglione sia incappato proprio in un meccanismo di questo tipo. Cioè oggi sappiamo che anche molti della moda, molti dell'informatica, cioè appena c'è una grande ricchezza, ecco che subito arriva la finanza che deve dimostrare che tu hai evaso le tasse, il che la gente tace. Questo è il problema, perché tutti pensano che se uno ha fatto i soldi è perché è un evasore. Poi non si va a controllare che il meccanismo invece spesso è molto semplice, cioè si dice tu hai evaso 100 milioni di euro, allora l'altro dice vabbè no, io veramente, daccene 5-10, patteggiamo, come è successo con molti della moda, come è successo Alessio Greggio, come è successo Valentino Rossi, cioè come sta succedendo a tutti, che ad un certo punto sembra quasi quando lo Stato bisogna far cassa vada a queste persone che lavorano, è così, e bisogna pagare.
Anche allora, il caso Birkenberger purtroppo è tristemente sì, noto. Sì, quello fu un caso famosissimo. Questo stilista belga. Esatto, questa ditta belga, mi pare che ne parlavamo sul tempo anche questa radio, questa ditta belga che fu veramente, le vennero chieste un importo spaventoso di tasse, eccetera, così, con ovviamente ricatti penali. Allora cosa fa uno? Si spaventa, cede tutto, va via, patteggia. Bene, dopo, no, neanche patteggia, loro appunto da buoni belgi continuarono la battaglia, però cedettero l'azienda, ci furono molti licenziamenti, eccetera, e dopo 5 anni alla fine si dimostrò che avevano ragione. Però da quel momento abbiamo perso sicuramente un buon investitore belga, perché se in Italia noi non investiremo più niente, se questa è la condizione. Dopo 5 anni ci date ragione, nel frattempo abbiamo licenziato, abbiamo schiantato l'impresa, è stata poi comprata da altri che hanno un po' ripreso il marchio così, però è stato veramente un massacro senza nessuna... Perché contano sul fatto che nessuno abbia la forza, e invece Verdiglione sembra voler resistere, forse questo è anche il suo crimine, abbia la forza di dire va bene, accetto, patteggio, non devo pagare tot milioni, facciamo metà, facciamo un quarto, facciamo un quinto e chiudiamo. No, lui invece è andato avanti, sembra fidando sulla giustizia, e intanto questa è la prima botta, perché lui vuole dimostrare l'assoluta sua innocenza, cioè quello che stanno dicendo non lui, ma gli intellettuali di tutto il pianeta, che queste attività ci sono, non erano fasulle e non coprivano niente. Ecco, brevemente, perché siamo in chiusura, prima dei saluti, cosa c'entra questo con la psicanalisi? Quali sono le implicazioni? C'entra perché io credo che proprio quello che la gente pensa che sia il movente ultimo, no? Della vita normalmente sono i soldi. E allora ecco che uno dice, ma perché uno fa tutte queste cose, case editrici, mostre, congressi, se non per i soldi? Ecco, io credo che Verdiglione, che è originariamente psicanalista, l'abbia fatto invece per la psicanalisi. Cioè, per la psicanalisi, non nel senso di difendere la propria professione, lui non aveva certo bisogno di avere pazienti in analisi, no? Appunto, ammesso che in analisi ci vada pazienti, ma proprio invece perché il compito della psicanalisi, secondo Verdiglione, secondo molti altri, me compreso, è proprio quello che la psicanalisi deve costituire, come lo psicanalista offre il suo studio a chi esige una parola, a chi vuole esporsi alla parola, ai suoi problemi, e tramite la parola risolvere le proprie esigenze. Così il progetto di Verdiglione era quello di porre a disposizione dell'intero pianeta una casa editrice, una fondazione, una villa, gallerie d'arte, proprio per consentire che la parola si dica. E allora questa, secondo me, è appunto psicanalisi, è perché il compito del psicanalista è non tanto mettersi a curare la gente, quanto dare voce, dare parola, dare una tribuna per che le cose si dicano. Purtroppo a questa tribuna, per il momento, l'Italia ha risposto con un tribunale, e secondo me questo non è proprio il massimo. Ringraziamo il dottor Dalla Valle per il suo apporto anche oggi. Ricordiamo che giovedì 3, dopodomani, ci sarà una conferenza specifica nella sala del Silenzium del quartiere Vicolo Bolognetti 2, in cui sarà presentata, ci sarà l'intervento dell'Elisabetta Costa, avvocato e brain worker, proprio con il titolo La materia del paradiso, ovvero la questione Verdiglione. Bene amici, un saluto a ciascuno da Caterina Giannelli e ci aggiorniamo martedì prossimo. Grazie Caterina, io vi saluto tutti e vi ringrazio per averci seguito anche questa mattina. L'appuntamento con Informa Città torna domani dalle 9 alle 12, sempre su Ciao Radio, sempre su DTV canale 210. Una buona giornata a tutti.